Rieccoci tornati in diretta ancora su Radio Yes, la radio della città di Roma. Stiamo parlando di medicina, salute e benessere e nello specifico quest'oggi ci occupiamo di antibiotico terapia in età pediatrica, come avevo già annunciato. Quindi diamo il nostro benvenuto alla professoressa Susanna Esposito. Professoressa in linea? Pronto? Grazie, sì, buongiorno. Sì, buongiorno a lei professoressa, la vado a presentare, è direttore dell'unità di pediatria ad alta intensità di cura e presso l'ospedale maggiore del Policlinico e l'Università degli Studi di Milano e presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica, quindi lei è veramente la persona più adatta per parlare di antibiotici. Quando si parla di antibiotici siamo sempre un po' tutti così, e, sa perché professoressa? Perché la prima cosa che viene in mente, ma se secondo lei c'è un abuso nel consumo degli antibiotici oppure no? Certo, proprio questo è il problema. Uno dei problemi è l'abuso, nel senso che troppo spesso si crede, anche in pediatria, che il trattamento antibiotico delle infezioni virali non crei problematiche di rilievo e comunque non sia dannoso. Invece tutti noi siamo portatori di germi buoni, quindi trattare con antibiotici infezioni virali porta a selezionare delle resistenze nei batteri che sono dei nostri saprofiti. E questo poi naturalmente può creare difficoltà quando vi siano infezioni batteriche determinate appunto da questi batteri che diventano patogeni, che a quel punto diventano difficili da trattare. Certo, quindi diciamo si fortificano, per far capire un po' a tutti. Certo, certo, il concetto essenziale è che solo raramente le infezioni virali si sovrainfettano con infezioni batteriche e l'antibiotico non funziona sui virus e oltretutto può avere una serie di problematiche legate alla selezione delle resistenze e anche agli effetti collaterali, come per dire soprattutto la diarrea, il vomito o le eruzioni cutanee, che purtroppo sono qualcosa che dobbiamo mettere in conto. Certo, certo, ecco, ma questo viene denunciato soprattutto perché c'è un'autoprescrizione degli antibiotici oppure sono i medici stessi, in questo caso i pediatri, che abusano nel dare questo tipo di farmaco? Ma diciamo che naturalmente le scelte sono condivise dal pediatra e dal genitore e spesso al giorno d'oggi i genitori lavorano entrambi e quindi hanno fretta di reinserire in comunità il bambino e può capitare che non avvertano la problematica indotta dall'antibiotico e d'altra parte sappiamo bene come da una parte la medicina difensiva e dall'altra anche il fatto che diverso è trattare un bambino che si conosce o vedere un bambino in pronto soccorso di cui magari non si conosce la storia, non si conosce il passato e in cui quindi la prescrizione magari eccessiva può verificarsi. Per cui diciamo che sia il pediatra che il genitore, proprio per quelle che sono delle caratteristiche anche della società oggi, a volte interagiscono in questo meccanismo. Certo, allora c'è stato proprio un congresso chiaramente per parlare dell'argomento la scorsa settimana, dal 13 al 15 novembre a Milano, e si è parlato quindi di tutti gli aspetti riguardanti gli antibiotici. Quali sono le novità e in quali casi effettivamente è veramente consigliato l'utilizzo degli antibiotici e dove non serve? Ma abbiamo sottolineato appunto molto bene le differenze che ci sono tra pediatria, diciamo così, di comunità, cioè il bambino che ha una patologia infettiva ma che non richiede il ricovero e il bambino invece che richiede il ricovero. Nel primo caso l'importante è comprendere il fatto che l'antibiotico va prescritto solo per le infezioni virali, il batterico, scusi, non per le virali, non va assolutamente prescritto per le virali. Abbiamo sottolineato come quando viene somministrato l'antibiotico deve essere scelto dal pediatra. Certo. Non deve essere l'antibiotico presente nell'armadio, è chiaro. Il primo farmaco che si trova. Quindi possiamo subito dire, mi permetta se la interrompo, visto che tra un po' arriverà il virus dell'influenza come ogni anno, nel caso dell'influenza l'antibiotico non serve, l'influenza da sola. Ecco. Assolutamente. E questo è importantissimo. E poi ecco, quando va prescritto, perché l'infezione appare verosimilmente batterica, va prescritto per tutta la durata del suo corso e dell'indicazione che viene data, non soltanto nel periodo di persistenza dei sintomi. Quindi questo è il dato anche importante da sottolineare. E ancora l'altro elemento è che l'assunzione di probiotici non è raccomandata rutinariamente durante la terapia antibiotica, ma solo qualora comparisse diarrea associata all'uso degli antibiotici. Certo. Poi abbiamo parlato anche molto dei farmaci generici, dei farmaci con brand,
specificando le differenze che ci sono in termini di eccipienti, e quindi appunto abbiamo soprattutto sottolineato il fatto che a fronte di un trattamento iniziato è importante comunque proseguire con lo stesso il farmaco, farmaco che viene prescritto. Certo, ah, ecco. Questo sì. Questo è importante. Però avete parlato anche un tema abbastanza interessante, quello della prevenzione delle infezioni respiratorie, che poi sono quelle più diffuse soprattutto nella stagione invernale, e con gli immunostimolanti. Sì, 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 abbiamo parlato anche di prevenzione, nel senso che la prevenzione poi è il cardine su cui si basa anche la corretta gestione, certo, della patologia pediatrica, e abbiamo parlato sia di vaccinazioni, sottolineando l'importanza del vaccino antipneumococcico nei bambini con malattia cronica anche di età superiore a 6 anni, a fronte delle nuove indicazioni pervenute nel gennaio del 2013, e poi abbiamo ricordato l'importanza anche della vaccinazione antinfluenzale, ancora una volta sempre nelle categorie a rischio, ma anche nei bambini con infezioni respiratorie ricorrenti. Certo, quindi il vaccino è sempre consigliato. Beh, sicuramente nei bambini che si ammalano con elevata frequenza è mediamente consigliato. Certo, certo. E poi abbiamo anche sottolineato l'importanza dell'utilità degli immunostimolanti in certe condizioni, cioè nel bambino che si ammala, se ha più di 3 anni, almeno 6 volte in un anno, se ne ha meno di 3, almeno 8 volte, perché appunto in categorie ben selezionate sicuramente possono avere un ruolo nel ridurre la recidività a carico delle infezioni delle vie aeree. Certo, avete parlato anche di terapie alternative, quali potrebbero essere? Più che terapia alternativa abbiamo parlato del ruolo immunomodulante della vitamina D, che ha una efficacia interessante nella prevenzione dell'otite mediacuta ricorrente in bambini che già soffrono di questa patologia. Cioè si è visto come sia molto più frequente in questi anni un deficit di vitamina D in bambini che hanno parecchie infezioni, e come la supplementazione possa essere di beneficio. Possiamo ricordare dove è possibile trovare la vitamina D e ripetere quanto è importante anche l'esposizione al sole. Certo, l'importante è l'esposizione al sole, però purtroppo nel nord Italia d'inverno questo è vero, è difficoltoso, sia dal clima di per sé ma anche dall'inquinamento, non dimentichiamoci. Certo, certo. E quindi naturalmente la vitamina D la si trova in farmacia, il dosaggio raccomandato per i bambini è di 1000 unità al giorno. Ricordo che quindi non parliamo del problema della profilassi del rachitismo, che da anni è raccomandata nel primo anno di vita, ma parliamo della supplementazione anche negli anni successivi per la prevenzione delle infezioni respiratorie e dell'otite mediacuta ricorrente. Ecco, un'altra delle patologie ricorrenti in età pediatrica sono proprio quelle a carico dell'orecchio. Ecco, certo. In questi casi è inevitabile l'utilizzo degli antibiotici? A fronte di un'otite mediacuta purtroppo è inevitabile. Uh-huh. Proprio per questo abbiamo parlato di prevenzione, supportando l'utilità della vitamina D e supportando anche l'importanza del vaccino antinfluenzale. Ecco, anche in questi casi può servire appunto a prevenire queste otiti. Assolutamente. Che poi non, perché i bambini sono così sensibili alle otiti? Non c'è bambino che si conosca che non ha subito almeno un'otite? Diciamo anche le caratteristiche stesse del naso e dell'orecchio medio in età pediatrica predispongono a condizioni di questo tipo. Certo. Quindi diciamo che ci sono molti fattori che giocano insieme nel condizionare il rischio di otite. Il rischio che però poi può, sulla recidività, si assesta attorno a diciamo così un terzo della popolazione pediatrica. Avete trattato anche l'argomento delle infezioni da norovirus. Ci vuole dire di sì. Che cosa si tratta? Sì, le infezioni da norovirus sono delle infezioni prevalentemente intestinali, anche se di recente abbiamo dimostrato come il norovirus possa dare anche infezioni respiratorie. E in generale appunto si manifestano con diarrea o comunque forme respiratorie indistinguibili da altre forme virali. Il dato interessante è che nei paesi dove è stato ampiamente utilizzato il vaccino contro il rotavirus, il norovirus è risultato essere la principale causa di gastroenterite in età pediatrica, e quindi la possibilità anche qua di sviluppare un vaccino che è in fase di studio è un qualcosa di molto interessante, soprattutto se poi il vaccino potrà essere combinato con il vaccino antirotavirus. Ecco, quindi in futuro che cosa ci dobbiamo aspettare per quello che riguarda questo utilizzo degli antibiotici? Sicuramente una diminuzione grazie anche all'intervento di altri farmaci, sì. Oppure no?
Sicuramente, allora, l'obiettivo è quello di ridurne l'impiego e di utilizzarli con molta attenzione per quella che è la patologia comune, e invece di mantenere naturalmente farmaci sempre più attivi e svilupparne anche di nuovi per quelle che sono le problematiche più complesse, anche legate al fatto che vi sono sempre più bambini immunocompromessi, sempre più bambini con patologie croniche che fortunatamente grazie al miglioramento delle cure sopravvivono per anni, ma in questi casi però richiedono a volte trattamenti aggressivi a fronte di quadri infettivi complicati. Certo, professoressa Esposito, ma può esistere una sorta di allergia o di intolleranza a un determinato antibiotico? Certamente esiste l'allergia agli antibiotici, però sarei molto attenta a fare una diagnosi corretta di allergia agli antibiotici, perché troppo spesso situazioni che non sono allergie vere e proprie, ma che sono semplicemente delle eruzioni cutanee parainfettive, vengono scambiate per allergia. E quindi questo è qualcosa di erroneo che va assolutamente valutato con attenzione. E quindi come è possibile riscontrare invece la vera allergia al farmaco? Ci sono dei test che vengono fatti in ospedale, e quindi è importante rivolgersi a uno specialista quando compare una manifestazione attribuita così in generale a un fenomeno di tipo allergico. Molto bene, professoressa, io la ringrazio per questa sua preziosa testimonianza riguardo gli antibiotici. La ringrazio grazie di cuore. Grazie. Arrivederci. Ringraziamo la professoressa Susanna Esposito dell'Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano, presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica.